Tommy Gunn combatte solo sul ring. Andiamo. Il mio ring è la strada. Campi, qui sto. Presenta. Al ristampe. E poi al Quentin Tarantino. 1990, dopo il grandissimo successo del quarto capitolo avvenuto 5 anni prima, Stallone vuole dare una degna conclusione alla saga. Richiami il regista del primo film, Bill Sen, e trova la sua Philadelphia. Oltre a Bill Sen, torna anche Burgess Meredith, nel ruolo di Mickey sotto forma di ricordo. E Stallone vuole con sé un vero pugile. Viene ingaggiato, quindi, il futuro campione dei pesi massimi, Tommy Morrison. Infine c'è l'esordio di Sage Stallone, primo agente di Sly, che interpreta il ruolo del figlio di Rocky, naturalmente. La trama è questa: dopo il duro incontro a Mosca contro Drago, Rocky avverte segni di squilibrio in doccia e chiama Adriana, che prova a tranquillizzare il marito tremante. Si torna negli USA, quindi, con la banda che celebra il campione e l'abbraccio al figlio Robert. Dopo una breve conferenza stampa, sopraggiunge il procuratore e organizzatore di incontri, Duke, che, neanche ad un'ora dall'atterraggio, propone a Balboa una nuova sfida, contro il suo pupillo Union Kane a Tokyo. Qui rompe Adriana, che annuncia il ritiro del marito senza comunque una vera ufficialità. Tornati a casa arriva una bruttissima notizia per la famiglia Balboa. A casa del connato Poli, Rocky aveva firmato una procura al suo commercialista, credendo fosse una proroga per le tasse, e si ritrova quindi senza un soldo e costretta a vendere tutti i suoi beni. Il primo pensiero quindi è quello subito di ritornare sul ring. Su richiesta di Adriana si sottopone ad una visita radiologica che evidenzierà danni permanenti che potrebbero farlo diventare un vegetale. Quindi si arriva alla decisione definitiva di ritirarsi. Tornati a Philadelphia in condizioni economiche precarie, Rocky ricomincia dalla palestra che gli ha lasciato Mickey e Adriana al famoso negozio di animali dove lavorava prima di conoscere il marito. Dopo l'ennesima proposta rifiutata a Duke, che si presenta anche a Philadelphia, alla palestra arriva un ragazzo dall'Oklahoma, di nome Tommy Gunn, che chiede a Rocky di fargli da manager, ma dopo un incontro di allenamento in cui si dimostra troppo violento, l'ex pugile chiede al ragazzo di lasciare la palestra. A fine serata Tommy, freddolito, si ripresenta a Rocky e al cognato Poli. Capendo che solo, lo invita a cena e a fine serata comunica al ragazzo che gli farà da manager. Intanto il figlio di Rocky, Robert, sta avendo difficoltà a scuola. Gli è stato rubato il giubbotto e vorrebbe imparare a far pugilato per potersi difendere e recuperarlo. Poi inizia un incontro e Robert impara a difendersi, ma comunque l'attenzione del papà è tutta rivolta a Gunn, che gli fa vedere una seconda opportunità nella box. Qualche tempo dopo rifiuta l'affare anche il procuratore Duke. Entra nelle grazie del giovane e gli fa vedere i primi soldi. Gli regala una casa e la compagnia della bella Karen, cosicché possa avere lui l'ufficialità della procura, visto che con Balboa non c'è un vero contratto. La sera di Natale Rocky riceve dal figlio lo sfogo per il trattamento ricevuto negli ultimi mesi e in più qualche ora dopo il tradimento inaspettato di Tommy, che ha accettato la proposta di Duke e accusa il suo attuale manager, che non voglia farlo crescere, vuole prendersi tutti i meriti delle sue vittorie, oltre che i suoi soldi. È sempre Adriana a soccorrere il marito dopo una crisi, a far capire che se deve dare il cuore a qualcuno, lo deve dare al figlio, alla sua famiglia, perché li sta perdendo. L'ultimo atto del film è la vittoria di Tommy Gunn del titolo tanto sperato, con la gioia dello stesso Rocky che segue il match in TV, per poi rimanerci male quando il nuovo campione dedica la vittoria solo al procuratore Duke. Per distrarlo, Poli propone al condannato di andare un po' al bar. Invece il nuovo campione sale la rabbia per il trattamento ricevuto dalla stampa, che invece di celebrarlo lo prende in giro. Voglio di aver disputato una farsa e aver vinto il titolo contro un fantoccio. Qui ci sguazza il solito Duke, che provoca Gunn e gli dice che l'unico modo per legittimare la sua vittoria è sfidare Rocky su ring. Arrivati a Philadelphia, inizialmente Balboa rifiuta spiegandomi che l'unico scopo di Duke è quello di fare i soldi su di loro. Interviene Poli e ricorda a Gunn che comunque senza Rocky non sarebbe mai stato nessuno. Dopo una leggera spinta, Tommy lo colpisce al volto. Qui sale la rabbia di Balboa, che lo invita a fare lo stesso con lui. Duke propone la sfida su ring. La risposta dell'ex campione sarà: il mio ring è la strada. Bene, a dispetto delle tante opinioni dello stesso Stallone, Rocky 5 è comunque secondo me uno dei più bei film. Non ebbe il successo sperato perché in quel 1990 i film proposti furono davvero tanti ed erano veramente molto belli. Si pensava anche ad una possibile morte di Rocky, ma furono gli stessi produttori a dire a Stallone di cambiare il finale. Ma comunque non penso sia questo il motivo del mancato successo. Semplicemente nell'ambito delle pubblicità, delle promozioni
e di tante altre storture, il successo non lo decide solo il pubblico. A maggior ragione oggi che si è tutto amplificato. Ciao dalla signora Trapo. Spagnolo Quentin Tarantino.